Ciao, sono Emanuele e questo è il mio primo 3 minuti di. Sono molto felice di poterlo fare su Rapallo perché è la città in cui sono nata e cresciuta. Venite a scoprirla con me. Questo è il modellino del castello alle mie spalle, il castello sul mare che è il simbolo di Rapallo. Venne eretto nel XVI secolo. In quel periodo, infatti, il pirata turco Dragut saccheggiò la Liguria. Proprio per aumentare le difese del borgo venne costruito il castello sul mare. Pochi metri dalla passeggiata c'è questo monumento. È stato restaurato di recente e noi rapalesi lo chiamiamo comunemente chiosco della musica. Questa è l'unica delle 5 porte di Rapallo sopravvissute al tempo. Viene chiamata Porta delle Saline perché anticamente si affacciava appunto sulle saline che erano di proprietà della famiglia Doria. Ancora oggi la Porta delle Saline divide il lungomare dal centro storico di Rapallo. A Rapallo ci sono anche due antichi ponti. Questo è il primo e il secondo è ben più famoso, il ponte di Annibale. Andiamo a vederlo. Ed eccoci arrivati, siamo sotto il ponte di Annibale. Secondo una credenza, su questo ponte sono passati i rinforzi del famoso condottiero. Stiamo per entrare in uno dei luoghi più suggestivi della città, il monastero di Valle Cristi. Secondo me sarebbe perfetto come ambientazione per un libro o un film. Venite! Questo è il monastero di Valle Cristi. È stato costruito intorno al 1200 e all'interno vivevano le monache di clausura dell'ordine cistercense. A questo luogo è legata una leggenda molto interessante. Si racconta che una badessa si sia innamorata perdutamente di un pastore e per punizione sia stata murata viva all'interno del monastero. Questo è il canneto da cui si sente provenire lo strano sibilo di notte. Sarà il fantasma della badessa? Rapallo è conosciuta anche per il suo campo da golf, uno dei più belli della Liguria. Guardate che bel panorama! È un polmone verde della città e conta ben 18 buche. Siamo in un'altra zona verde di Rapallo, il Parco Casale. Alle mie spalle c'è la biblioteca comunale della città, ma adesso vado a godermi il panorama. E anche questa puntata di 3 minuti di è finita. Passo la parola a Erika. Ciao!